Bentornati in quest'ultima parte della nostra trasmissione Occhio allo Sport e ci ha raggiunto come ospite, siamo veramente contenti che sia qui, Ivano Maiorella, il responsabile comunicazione stampa WISP. Ciao Ivano, allora partiamo subito, prima domanda, comunicare il sociale attraverso lo sport e comunicare lo sport attraverso il sociale. Il compito del WISP è quello di trasmettere valori, promuovere il territorio e le storie e soprattutto usare un linguaggio che unisce e non divide. In che modo il WISP riesce a perseguire tutti questi obiettivi? Allora, intanto grazie a Radio Sapienza, grazie alla regia e a te Sergio per questo invito molto, molto gradito. Allora, gli obiettivi sono sempre ambiziosi, noi non siamo padre eterni, ci occupiamo di comunicazione. Come sappiamo, peraltro ne parliamo, siamo vicini a uno dei tempi della comunicazione nella nostra città, che è Roma, ma anche in Italia, che è la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Sappiamo che la comunicazione si basa su un valore, su un principio, che è quello della disponibilità. Quindi il primo obiettivo è quello di costruire dei canali di disponibilità con chi sta dall'altra parte, quindi il pubblico, le persone, persone di tutte le età, cercando di colmare questo paradosso, cioè si parla e si deve costruire questo rapporto di disponibilità con chi è più lontano, non con chi è più vicino, quindi con chi non pratica ad esempio attività sportiva, piuttosto che con chi magari già conosce o pratica attività sportive. Quindi tutti gli obiettivi che dicevi te, la possibilità di trasmettere i valori, di educare a una vita civile, l'WISP dice guardandosi intorno, quindi non fissando soltanto il traguardo ma guardandosi intorno, ovvero a quello che ti succede intorno. Troppo tempo lo sportivo è stato considerato quasi uno fuori dai meccanismi sociali, no? Che pensava soltanto all'intrattenimento, al divertimento, al potenziamento muscolare. In realtà non è così, quindi gli obiettivi che dicevi te sono molto complessi da raggiungere. Il primo valore è quello della disponibilità all'ascolto, della disponibilità alle relazioni, e penso che questo sia il primo obiettivo della WISP. Vediamo Ivano come tante sono le iniziative, i progetti, no, che il WISP porta avanti. Si passano da grandi iniziative come Vivi Città, corsa insomma storica dell'associazione, e anche i mondiali antirazzisti quest'anno svolti a Riace, o a progetti insomma anche legati alla disabilità, a differenze di genere, e soprattutto anche progetti a sfondo internazionale. C'è qualche altro progetto insomma che in questo momento, ecco, è in cantiere? Allora, intanto la WISP è un'associazione, Unione Italiana Sport per Tutti, che nasce nel 1948 come sempre WISP, l'acronimo identico, ma Unione Italiana Sport Popolare. Quindi voi immaginate nel 1948 l'Italia che rinasce, esce fuori da un tunnel, l'incubo del nazifascismo, quindi tanti giovani in qualche modo che hanno il desiderio di una vita normale, ecco, mettiamola così. E quindi in questa vita normale c'era e c'è tuttora anche la possibilità di fare attività sportiva in libertà con pari opportunità. Pensate ad esempio al ruolo del WISP in quegli anni, non so, rispetto al ciclismo. Voi sapete benissimo che all'epoca il ciclismo era precluso alle donne come altre attività sportive. La WISP ebbe questo merito, e tutta la sua storia ce l'ha, di introdurre, avvicinare le donne al ciclismo, così come a altri sport poi nel corso della storia, al rugby femminile e a tante altre attività. Quindi questo è stato l'obiettivo principale della WISP, portare lo sport laddove lo sport non c'è. Perché sono partito dal 48? Perché uno dei temi importanti, diciamo, che è in agenda oggi, è quello dell'ambiente. Siamo tutti d'accordo. Voi pensate che la WISP nel 1972 lanciò una iniziativa a Roma e in altre città che si chiamava Corri per il Verde, ovvero correre nelle periferie romane per fare in modo che i palazzinari dell'epoca, i padroni del cemento, evitassero il sacco di Roma, o quantomeno provare da sportivi a contenerlo. Quindi queste diciamo
pacifiche armate in tuta da ginnastica, come si diceva allora, e scarpe da tennis, che andavano nelle periferie romane e facevano questo Corri per il Verde. Bene, Corri per il Verde c'è ancora, esiste ancora, siamo quasi alla 50ª edizione, e quindi la cosa per il futuro che mi viene in mente è che è un futuro che attraversa tutta la storia, quindi il passato, il presente e il futuro, è la cura dell'ambiente. Corri per il Verde si sta svolgendo a Roma ogni domenica, quindi seguite il sito www.wisp.it, in particolare quello della WISP di Roma, e lo slogan, uno degli primi slogan del WISP era questo: primo è l'ambiente, e il primo ambiente è il tuo corpo. Quindi, ricollegandoci un po', no, all'excursus storico che tu, Ivano, ci hai proposto, qual è stata secondo te la storia sportiva sociale più bella a cui hai assistito o che hai avuto modo di raccontare in prima persona? Ma le storie, Alessandro, dico bene? Sì, sì. Alessandro, mi ricordo bene. Le storie sono tutte belle, Alessandro, le storie di sport sono tutte belle. Sono storie spesso che sfuggono alla notorietà e quindi direi ancora più bella. La storia più bella è la storia più nascosta, quella di tante persone, ragazzi di tutte le età, che noi abbiamo visto ad esempio a Riace. Ecco, mi viene in mente questa storia che abbiamo raccontato in un video con la regia di Francesca Spanò e la collaborazione di Laura Bonasera, ovvero due ragazzi che erano arrivati 5 anni fa con le navi di fortuna dall'Africa, con le zattere di fortuna, poi si erano persi, si sono rincontrati 3 mesi fa a Riace dopo 5 anni di odissea, uno in una squadra di Matera, l'altro in una squadra emiliana. Ecco, questa è una storia di integrazione e una storia di sport sociale molto bella, che spero poi i nostri ascoltatori riusciranno a vedere quanto prima. Una storia sicuramente molto emozionante, come emozionante è il fatto proprio che quest'anno l'edizione, insomma, si è svolta proprio a Riace, che è stata oggetto, insomma, proprio da parte dei media per le ovvie questioni riguardanti il sindaco. E rientriamo in diretta con Occhio allo Sport e, dopo aver parlato abbondantemente con il nostro ospite Ivano Maiorella, ora ci concentreremo diciamo, per quel che riguarda il capitolo sport sociale, e apriremo una finestra su un altro capitolo, quello della comunicazione sportiva applicata al terzo settore. Quindi lo sport da questo punto di vista non è più il semplice, no, risultato agonistico raccontato ogni giorno dai media televisivi e giornalistici, ha una seconda faccia che è chiaramente quella sociale. Quindi la domanda che ti facciamo, Ivano, è questa: che cosa deve fare lo sport sociale per farsi conoscere di più e soprattutto per coinvolgere più persone possibili e ad avvicinarsi quindi a quello che chiaramente è il prodotto commerciale e mediatizzato? Allora, lo sport sociale può fare qualcosa sicuramente, è come diciamo le due facce di una medaglia, una è quella dello sport sociale, l'altra è quella del sistema dei media. Allora, lo sport sociale per tutti, per essere intercettato di più e meglio dal sistema dei media, deve essere meno introverso, deve aprirsi di più, deve credere di più nelle potenzialità narrative proprie dello sport sociale per tutti, e deve continuare sostanzialmente a fare quello che fa, secondo me, cioè tanti fatti che vengono realizzati sul territorio continuamente. E l'altra faccia della medaglia è quello che deve fare il sistema dei media. Allora, in una situazione nella quale il giornalista a 360 gradi è in crisi di ruolo, crisi di lavoro, crisi anche un po' di identità, deve secondo me credere di più nella potenzialità narrativa dello sport sociale per tutti, deve rinunciare a alcune pigrizie, a alcuni cliché, il risultato, il campionismo, il record, e deve immergersi, diciamo, in questo crepaccio che è lo sport sociale per tutti, come un minatore, come un ricercatore, sapendo, avendo la certezza di due fatti incontrovertibili,
Il primo è che il sociale e quindi anche lo sport sociale sono settori di lavoro in crescita, in un mondo nel quale il lavoro è in crisi, nell'agricoltura, nell'industria, nel terziario. Nel terzo settore, e se parliamo di sport sociale parliamo del terzo settore, i posti di lavoro crescono. Quindi crescono i posti di lavoro, crescono i fatti, tutto questo ha bisogno di essere raccontato. Quindi il giornalista deve credere di più nelle potenzialità narrative dello sport sociale per tutti, non deve smettere di considerare lo sport come una riserva di caccia quasi di serie B, parlo di caccia di notizie ovviamente, perché attraverso lo sport si può raccontare la società, raccontare lo sport attraverso il sociale e raccontare il sociale attraverso lo sport. Ecco, come hai detto te, Ivano, siamo di fronte quindi a un fenomeno, lo sport sociale, che è in continua crescita. Quindi quanto è importante trasmettere questo messaggio alle nuove generazioni e soprattutto come si riesce a trasmetterlo in maniera corretta? Beh, le nuove generazioni, come dici te, questo termine mi è particolarmente caro perché veniva usato quando io ero nuova generazione, cioè negli anni 70. Adesso forse le nuove generazioni non esistono più, cioè lo scarto è brevissimo. Chi ha 16 anni ha dei consumi culturali differenti da chi ne ha 14 e differenti da chi ne ha 18. Sono diversi i consumi culturali e sono diversi anche i consumi in termini, diciamo, sportivi. Ecco. Quindi il tema nuove generazioni è molto complesso, non è facilissimo da esaurire. C'è un argomento che riguarda anche la differenza di genere. Il nemico più grande è quello dell'abbandono sportivo. In genere per gli adolescenti questo è il tema principale. Per vari motivi si abbandona lo sport e si abbandona soprattutto tra le ragazze. Tra i 14 e i 15 anni c'è la percentuale più alta d'abbandono. Che cosa si potrebbe fare per evitare questa emorragia? Beh, intanto si potrebbe aprire un po' di più lo sport a discipline non regolamentate. Probabilmente lo sport inteso come sport agonistico è troppo irregimentato, troppo rigido per l'alto livello cosiddetto, ma anche per le categorie inferiori. I ritmi di allenamento sono troppo rigidi per ragazzi che hanno consumi culturali vari, dallo studio ai social, a tutto quello che ha la musica. Quindi probabilmente dovrebbe aprirsi di più, e quindi aprirsi di più anche allo sport per tutti, che permette ritmi meno forzati, meno monomaniaci. Ecco, la possibilità secondo me che ha lo sport è quella di convivere di più con altri consumi culturali. Si fa sport e si ascolta musica, si fa sport e si parla con chi ti sta vicino. Probabilmente questo non è lo sport agonistico, campionistico, stressante dei livelli più diciamo dello sport agonistico, ma è un livello che consente allo sport, a mio avviso, di convivere con altri consumi culturali giusti per i ragazzi, fino ad arrivare ai cosiddetti e-sport. Assolutamente, una nuova forma di sport che si sta diffondendo e stanno veramente prendendo tanto piede. Ora una domanda rapida, anche perché non è una domanda che si può risolvere in poche parole. Allora, abbiamo parlato tanto di questo sport sociale che si sta diffondendo, e il WISP insomma fa parte di un gran movimento che da anni, insomma, come hai detto te, fin dalla nascita sta portando avanti determinati principi. Ma può nascere secondo te un movimento internazionale di promozione dello sport sociale, e soprattutto quali potrebbero essere i principi cardine di questo movimento, dato che comunque ogni paese ha il suo credo, la sua cultura? Ti rispondo con una battuta perché vedo che si sta esaurendo il tempo di questa tranche, e un giornalista radiofonico ha una dote importante che è la puntualità. Pensa, Sergio, agli anni 70, al movimento di Jane Fonda, che era il movimento della cosiddetta ginnastica aerobica, che poi è diventato moda, è diventato fitness. Ecco, ogni volta che lo sport sociale è per tutti diventa tendenza culturale, moda, fitness in senso positivo, secondo me nascono delle grandi tendenze internazionali.
Ivano, purtroppo nello sport moderno molti principi, diciamo, sani, ecco, per fortuna, ecco, non sono stati abbattuti. Parliamo ad esempio delle discriminazioni razziali, ecco, nei confronti ad esempio di Balotelli di qualche settimana fa, o di qualche episodio dei campionati provinciali di pallacanestro. La situazione però attuale, come si può fare, ecco, per migliorarla ulteriormente? Allora, per migliorarla ulteriormente, cioè, noi partiamo molto indietro per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo davvero indietro. È complicato, diciamo. È complicato, però qualcosa si potrebbe fare. Ad esempio, coinvolgere le società di calcio, la Lega, i club dei tifosi e le istituzioni che si occupano di sport, anche lo sport sociale per tutti, quindi l'associazionismo sportivo, il CONI, le federazioni, insieme a istituzioni che sono preposte a occuparsi di contrastare il razzismo, penso all'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per lanciare azioni effettive, vere, di contrasto e repressione rispetto a alcune frange, che però, ecco, sono frange minoritarie, e di prevenzione soprattutto. Io sono andato allo stadio l'ultima volta a vedere il derby Roma-Lazio, e nel posto dove stavo io, quello dei distinti della Lazio, era pronta una coreografia per ricordare ad esempio un pregiudicato, Diabolik. Ho parlato con mia figlia che stava vicino a me, gli ho spiegato chi era questo tipo. Insomma, pregiudicato è quasi, parliamo di una persona che non c'è più, quindi serve rispetto. Però insomma, gli ho spiegato chi era e non abbiamo partecipato alla coreografia. Spesso le coreografie nelle curve non sono decise da chi si siede, perché trovi dei fazzoletti di carta e non sai come componi questa coreografia, o non sai quello che ci sarà scritto negli striscioni. Quindi consapevolezza anche quando si va in curva. Ripeto, le frange razziste sono minoritarie, c'è possibilità da parte delle società, ma anche da parte delle persone che assistono alle partite, di mettere in minoranza questi razzisti, questi fascisti, queste persone che offendono il calcio e la dignità umana. Come nel caso anche dell'ultima partita in Premier League nel derby di Manchester, no? Con il Manchester City che ha aiutato le autorità britanniche a scovare, no? Chi insultava il giocatore brasiliano Fred dello United. Insomma, dovremmo imparare molto noi italiani dal modello inglese, ecco. Certo. Ora invece passiamo, diciamo, a un capitolo altrettanto intricato e anche complicato, veramente complicato e ovviamente di attualità, quello che è il binomio tra sport e universo femminile. Ecco, un accostamento che a oggi risulta essere ancora troppo forte, no, per i media italiani. Però la domanda che ti faccio, Ivano, è questa: secondo te quando effettivamente si capirà che lo sport femminile è una bella realtà per il nostro sport, e soprattutto quanto spazio merita e perché questo spazio viene, come dire, offuscato dai media italiani, secondo te? E questa è un'altra domanda così molto, molto complessa. Da parte mia posso dire che sicuramente la presenza di donne, di ragazze, di donne di tutte le età nello sport, sia in campo sia fuori, come commentatrici ma anche come giornaliste, sicuramente rende questo mondo sportivo migliore di quanto è. Si potrebbero fare tante cose, alcune se ne stanno facendo. Il Parlamento, come sapete, il ministro Spadafora si è impegnato per questa legge che in qualche modo mette in condizioni le atlete di avere di vedere accolti determinati diritti. Basti pensare ai problemi, diciamo, previdenziali, di assistenza durante il periodo del parto, tanto per citarne uno, ma i problemi sono davvero più complessi. Quindi serve un'azione legislativa a sostegno sicuramente, e da parte del sistema dei media, visto che parliamo di comunicazione,
più cultura delle pari opportunità. Mettere sempre a confronto la propria opinione con l'opinione di altri generi, avere sempre questa consapevolezza rispetto al genere femminile, ma nello sport c'è anche un altro tema, che è quello delle persone trans, rispetto alle quali occorre attenzione nel linguaggio, nella dignità dei rapporti, ma anche negli strumenti a sostegno, come gli strumenti assicurativi. La WISP, per esempio, penso sia l'unica associazione sportiva che ha avviato un tesseramento cosiddetto alias proprio per le persone trans nel periodo di passaggio. Sicuramente una bella iniziativa che cerca di limare il più possibile, insomma, queste differenze di genere che purtroppo continuano ad esserci. Secondo te, a priori, proprio insomma in Italia, quali sono gli ostacoli, le difficoltà che impediscono a noi tifosi? Io parlo insomma semplicemente proprio prendendo i tifosi, che sono la fetta più grande, di superare i pregiudizi che ci sono fra uomo e donna, le differenze di genere e di nazionalità, e bloccano quindi la diffusione dei messaggi propositivi dello sport. Ma intanto c'è un tema che riguarda la cultura sportiva nel nostro paese, Sergio. Ne abbiamo parlato già altre volte, peraltro anche te, non so se posso dirlo o no, ma insomma nella tua tesi... Si può dire. Nella tua tesi di laurea hai affrontato brillantemente questo tema, mettendo a confronto due paesi vicini, ma anche abbastanza distanti dal punto di vista dei modelli sportivi, che sono l'Italia e la Francia. Quindi il tema è principalmente culturale, è dentro di noi, dentro le famiglie che magari destinano al figliolo maschio determinate attività sportive e alla femmina determinate attività, e poi magari se sono non sportive anche meglio. E quindi io direi che è principalmente culturale, principalmente nella scuola, dove lo sport e l'attività motoria è sempre quasi un ospite sgradito. Io qualche mese fa sono andato in un liceo sportivo romano, per onor di patria non faccio il nome, ma pensate, non aveva la palestra questo liceo sportivo. Quindi c'è un tema che riguarda le strutture, la cultura sportiva nel nostro paese, e in un contesto più favorevole, più accogliente, sicuramente ci sarebbero più opportunità anche per le ragazze e per le donne. Insomma, questo è un po' quello che penso. E allora noi siamo arrivati alla conclusione di questa decima puntata di Occhi allo Sport. Ringraziamo Ivano Maiorella, responsabile della comunicazione e stampa WISP, e da Stefano Valente è tutto. Ringrazio anche Sergio Pannocchia. Arrivederci a tutti gli ascoltatori di Radio Sapienza. E Alessandro Fragassi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con l'appuntamento con Occhi allo Sport alle ore 16.